risposto pure io. Allora, siete stanchi? Ma risponde come sono stanco. Non hanno la forza. No, ma si capisce, comunque sono passate 2 ore. Avete ricevuto un bombardamento di informazioni, infatti adesso farò un intervento molto breve e vi spiego semplicemente quello che stiamo facendo, anche perché capisco benissimo cosa si prova quando si riceve un bombardamento di informazioni. È stato così per me pure quando sono stato eletto, ma pure quando ero andato prima di essere stato eletto, ad esempio a Bruxelles, per capire un po' come funzionavano meglio queste istituzioni europee, che competenze avevano, come si portavano avanti i lavori. Io ricordo per esempio che ho fatto giornate formative per capire come funzionavano i fondi, come funzionavano le istituzioni. Chiaramente se mi chiedevi come funzionava tutto quel pomeriggio lì o quella sera lì non ti avrei saputo rispondere bene, però da quelle informazioni ti si apre la curiosità. E io spero che comunque eventi come questi, la stare ad ascoltare come funzionano le cose, possa aprire appunto l'interesse per poi andare ad approfondire concretamente, misura per misura, così come hanno spiegato, così come ha spiegato Diego, ma così come hanno approfondito Valentina, Francesco e Giampiero, cosa si può fare con le opportunità che vengono date dall'Unione Europea, che non ci dimentichiamo, sono sempre soldi che noi paghiamo comunque di tasse. Perché non è che sono soldi che piovono dal cielo, l'Italia è uno dei maggiori contribuenti delle istituzioni europee e poi subisce la beffa di non essere capace a rispendere i soldi che dà. Quanto versa l'Italia? L'Italia versa circa 14 miliardi l'anno, è uno dei primi. Ne riesce a spendere circa 4. Quindi stiamo parlando di una perdita netta di circa 10 miliardi di euro. Poi chiaramente questo è un calcolo molto approssimativo perché non tiene conto magari di diverse, di altro tipo di uscite ed entrate trasversali, però se mettiamo sulla bilancia quelli che sono i capitoli di spesa e i fondi principali, il calcolo è più o meno questo. Noi abbiamo il concetto di Europa, Unione Europea, Comunità Europea è molto strano, si capisce poco, anche perché gli stessi giornali e telegiornali non aiutano. Si parla spesso dell'Europa come se fosse un qualcosa di terzo che ci vuole fare del male, un ente maligno che ci impone delle cose, no? Voi che sensazione avete? Voglio da voi, quando sentite parlare di Europa cosa pensate? Banche e l'aria. Per esempio tu cosa pensi? Banche e l'aria. Banche e l'aria. E poi penso tu cosa pensi? Io penso che più o meno ci sono quelli del sistema bancario, però penso che anche diciamo noi come Sicilia, come Sicilia non riusciamo a sfruttare appieno quali sono le potenzialità che abbiamo. E in particolar modo, scusa se a questo punto faccio un intervento piccolo. Ma così anzi, rallegriamo un po'. La questione delle regioni insulari, secondo me potrebbe essere molto interessante, in cui la Sicilia è la regione più grande, cioè che ha la metà degli abitanti delle regioni insulari di tutta l'Europa, ma il tema è, non è trattato e non ci sono legislazioni fiscali proprio sulle regioni insulari. Ora facciamo un po' di ordine. Allora, innanzitutto partiamo da un presupposto. L'Unione Europea d'Italia è uno Stato fondatore, che dovrebbe, essendo uno Stato fondatore, essersi garantita nel corso degli anni i vantaggi che per esempio si è presa la Germania, perché la Germania è stata fondatore delle comunità a quei tempi, della CECA, dell'Euro e della CE, assieme all'Italia, alla Francia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. Invece, mentre le istituzioni sono state disegnate sempre di più in maniera diciamo centroeuropea, ma anche più che centroeuropea molto germanica, perché il ritmo che riescono a imporre i tedeschi è molto superiore anche rispetto a quello che riescono a dare i francesi, gli italiani sono stati come sempre defilati, perché l'hanno considerato un posto dove mandare politici in pensione. Per esempio io sono un eurodeputato, sono esseri mitologici, voi ne avevate visto mai qualcuno prima? No, oppure San Vito è un deputato, cioè, ci sono storie che mi dicono che prima di me lì ci stava Ivazzanicchi, ci stava De Mita. Cioè De Mita, chi lo sapeva che era eurodeputato? No, De Mita era De Mita, presidente di che? Cioè era un eurodeputato, sempre lo chiamavano, continuavano a chiamare presidente. Mastella. Ma ce ne sono tanti pure ora, perché voi non lo sapete, però per esempio io ho colleghi come Borghezio, ho colleghi come Salvini, questo è il Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo è l'unico organo direttamente eletto dai cittadini ed è l'organo in cui
cui sostanzialmente si ha una metà di deputati che lavorano per costruire un qualcosa di concreto in Europa, una metà di deputati che continuano a fare politica nei loro paesi. Ora, l'Unione Europea è vero che c'ha delle cose negative, ma è anche vero che c'ha delle cose molto positive. La prima cosa positiva in assoluto che va riconosciuta all'Europa Unita è il fatto di essersi garantita 70 anni di pace. E questa può sembrare detta così una cretinata, però voi se andate a guardare un attimino la storia dell'Europa, vedete che prima della Seconda Guerra Mondiale non c'è mai stato un periodo di pace in Europa, ci sono sempre state guerre, gli stati sono sempre stati in guerra. Quindi lo scopo pacificatore che l'Unione Europea si è posto mettendo assieme il carbone e l'acciaio della Saar, Ruhr, Lorena, Alsazia, sì, e cercando di evitare appunto quelle, perché le guerre sono sempre state basate sull'utilizzo delle materie prime, tra Francia e Germania, tra Francia e Inghilterra, tra tutti contro tutti, quello scopo è ben riuscito. Non è riuscita invece l'integrazione politica, non è riuscita l'integrazione sociale, non è riuscita un'armonizzazione delle leggi fiscali, non è riuscita un'armonizzazione delle leggi laboristiche. E quindi noi ci ritroviamo in un'Europa allargata in cui però tu puoi pagare all'operaio 150 euro al mese in Romania, e invece in Italia, se c'hai la stessa impresa e quindi devi mantenere un certo tipo di competitività sul mercato, sono state scelte politiche, ti costa 10 volte. E lì è il fallimento dell'Europa. Anche in Germania c'è gente che lavora meno di 50 euro. Esattamente. Questo è stato quello che è stato sbagliato. Però, come si suol dire, non è che quando, cioè, noi dobbiamo cercare di capire, noi pensiamo che l'Italia o gli stati nazionali, come si pensava nell'Ottocento, nel Novecento, possono ritornare ad essere autonomi e indipendenti in un mondo che è governato dai mercati e dalla globalizzazione assoluta. Io sinceramente, occupandomi comunque di politica internazionale e vivendo queste dinamiche ogni giorno, credo proprio di no. Quindi la cosa, se tu esci da uno schema, devi comunque averne pronto un altro. Quindi la cosa da fare, la cosa intelligente su cui puntare, sarebbe quella di cercare di creare altre basi per poter andare avanti, perché sennò si va indietro. E probabilmente quello che sta diventando l'Italia, essendosi sempre defilata dal ruolo di protagonista, è un paese di cui si può fare a meno, un po' come si è fatto con la Grecia. Quindi bisogna stare molto attenti a come si vedono le politiche future. Io, dopodiché, evito ora di cominciare a parlare perché potrei non finirla più. Quindi voglio lasciare più che altro spazio alle vostre curiosità, alle vostre osservazioni, a quello che vi può interessare riguardo alla politica europea o riguardo alle possibilità che noi abbiamo o cosa noi dovremmo fare da europarlamentari. Io posso dire che è sicuramente un qualcosa che è cambiato con l'ingresso dei 17 portavoce del Movimento 5 Stelle, è che abbiamo alzato un po' la media di presenza e lavoro degli italiani, perché sicuramente una delegazione così numerosa che è presente in tutte le commissioni, su tutti i lavori, in maniera molto attiva e partecipativa, è qualcosa che da parte delle delegazioni di altri 27 paesi loro non se lo potevano immaginare. Loro pensavano che stava arrivando lì una nuova Lega che andava lì soltanto a urlare, perché ci avevano descritto così, e invece dopo qualche mese si sono resi conto che questi ragazzi del Movimento 5 Stelle sono dei ragazzi che comunque lavorano, studiano, approfondiscono e propongono sempre delle soluzioni costruttive. E questa è una cosa che, per esempio, a differenza della barbarie mediatica che si ha in Italia, in cui c'è tutti contro tutti perché la politica si fa sui giornali e in televisione e non si racconta quello che realmente succede nelle commissioni di merito, noi, essendo un po' più lontani dai riflettori e confrontandoci con politica di altri paesi, almeno questo tipo di lavoro ci viene riconosciuto e su quello stiamo cercando di lavorare costruttivamente. E ci sono delle cose che si possono riuscire a fare e dei risultati che si possono ottenere, e su quella è la nostra intenzione. Io vi lascio alle domande, perché c'è l'intervento di Davide Rizzo prima, e poi se volete facciamo un piccolo confronto, qualsiasi curiosità avete, siamo pronti a rispondere.